Porco matto, figlio di puttana. La nostra videorecensione della Casa di Carta 5, parte 5 volume 1 per la precisione, inizia con le parole di Alicia Sierra, l'ispettore di polizia che sta braccando il professore e la sua banda. Così si chiudeva la parte 4 e la parte 5 riprende esattamente da dove eravamo rimasti. Questo atto quinto, come sappiamo, sarà l'ultima stagione della serie spagnola dei record. Arriverà in streaming divisa in due parti, la prima a partire dal 3 settembre e la seconda a dicembre. Ma in realtà è la terza parte di un lungo racconto, quello iniziato con la stagione 3, con al centro un nuovo colpo alla Banca di Spagna, dopo che il professore e la sua banda avevano violato la zecca di Stato. Stavolta, ancor più che nelle stagioni precedenti, la partita si gioca su due campi. Dentro e fuori. Dentro la Banca di Spagna e all'esterno, non solo nella tenda della polizia e davanti all'edificio, ma anche nel covo del professore, dove ha luogo il tanto atteso faccia a faccia tra il deus ex machina della rapina e il suo degno avversario. La Casa di Carta 5, di cui abbiamo visto in anteprima i primi due episodi, conferma l'impressione che da sempre abbiamo della serie. Un racconto iperbolico e simbolico, eccessivo e adrenalinico, perfetto prodotto da binge-watching, con risvolti da soap opera ma anche tanta tanta ironia. Ve ne parliamo meglio nella nostra videorecensione. Non esistono grandi battaglie senza grandi avversari. Parola di Alicia Sierra, il vero villain della serie, il vero nemico del professore, l'unico alla sua altezza. Abbiamo detto più volte come il personaggio interpretato da Najwa Nimri sia uno dei più riusciti della serie. Folle, astuta, spietata, violenta. È stata una delle sorprese del nuovo corso della Casa di Carta, quello cominciato con la stagione 3. Ed è un personaggio sempre più interessante anche in questa quinta parte. E il suo duello con il professore è uno degli elementi più appassionanti dello show. Ogni volta che è in scena l'attenzione si alza e il suo ruolo da scheggia impazzita promette di portare la stagione verso derive inaspettate. Alicia Sierra si conferma così uno di quei villain così folli da diventare simpatici, quei cattivi che amiamo odiare, un po' come succede con Lance Landa di Bastardi senza Gloria. La Casa di Carta 5, come faceva la parte 4, comincia provando a mettere in una situazione di difficoltà il professore e i nostri eroi. I pericoli arrivano da tre fronti, Alicia Sierra, l'esercito, ma anche un fronte inaspettato, e la banda sembra arrivata ad un punto di non ritorno. Per questo il tono dell'episodio 1 sembra essere più cupo e malinconico, ma già dall'episodio 2 il ritmo si alza e torniamo dalle parti della Casa di Carta che conosciamo. Gli autori della serie si confermano bravissimi nel creare ingranaggi perfetti e poi gettare sabbia al loro interno per incepparli. Il loro gioco è quello di creare diversivi, aprire continuamente nuovi fronti di battaglia, creare ostacoli e trovare il modo di superarli, architettare mosse e contromosse sulla scacchiera di una partita potenzialmente senza fine. Sì, perché il gioco è questo e potenzialmente potrebbe andare avanti all'infinito. Anche nei primi due episodi della parte 5 volume 1 il gioco funziona. Si sente però la necessità di arrivare ad un finale, perché il rischio è che da un momento all'altro il gioco ben riuscito possa mostrare la corda e risultare ripetitivo. Se il gioco è sempre lo stesso, allora è il caso di provare a guardare delle sfumature, i dettagli, come il fatto che i personaggi tra loro comincino a chiamarsi sempre più spesso per nome e non con i nomi delle città, segno da un lato di un'intimità tra alcuni di loro, ma anche dall'altro di una certa fragilità. Una stanchezza che fa a tratti abbassare la guardia. O come l'importanza delle donne all'interno della storia, non solo per il fatto che in un momento delicato siano tre di loro ad esporsi, ma anche per il fatto, ad esempio, che tra Lisbona e Tokyo ci sia una certa intimità. E non sottovalutate il fatto che ad un certo punto sia Lisbona a notare un dettaglio importante e che il suo acume, degno di quello del professore, possa fare di lei una leader. Detto dell'amore per le figure femminili, la Casa di Carta continua ad evidenziare i soliti pregi e i soliti difetti. Da una parte ci sono i soliti grandi ideali, un desiderio pulsante di libertà ed il fascino irresistibile della lotta contro i potenti e della rivolta contro il sistema. Temi che hanno intercettato il sentire comune del pubblico, senza dubbio alla base del successo clamoroso della serie.
E poi, accanto alla brutalità, all'eccesso, alla continua sospensione dell'incredulità, ricordate cosa diceva il professore? Il fatto che sembri impossibile lo rende più bello? Alla base c'è sempre tanta ironia e tanta voglia di sdrammatizzare. Anche qui ci sono una serie di battute che stemperano la tensione e tra l'incredulità provano a strappare un sorriso. Un marchio di fabbrica che si odia o si ama, o si accetta o si respinge. Un gioco degli opposti a cui la casa di carta ci ha ormai abituati, un gioco a cui milioni di persone stanno giocando da anni, intrattenendosi con una serie che a modo suo verrà ricordata come un fenomeno difficile da replicare. E voi? Siete curiosi di vedere questa prima parte del gran finale? Siete fan o detrattori della casa di carta? Fateci sapere la vostra nei commenti!